La giornata di oggi è stata una grande opportunità per me e per tutte le persone che hanno partecipato, perché è stata l'occasione per fare il punto su dei temi di straordinaria attualità oggi in Italia, ma io direi anche nel mondo: la tassazione di internet, la fiscalità del commercio elettronico e le risposte che da un lato l'Unione Europea e dall'altro lato l'OCSE cercano di dare a questa tematica così nevralgica e così importante per tutti quanti, per i contribuenti, per i cittadini e ovviamente anche per gli studiosi. Nel mio caso in particolare ho concentrato il mio intervento sulle proposte di direttiva della Commissione Europea. Forse non tutti sanno che la Commissione Europea nel marzo di quest'anno ha rilasciato due proposte di direttive, quindi comunitarie, per introdurre un sistema armonizzato di tassazione delle grandi imprese multinazionali. Il pensiero naturalmente corre a Google, a Facebook e a tutte le altre, a tutte quelle grandi imprese che fanno affari su internet e che ancora oggi con ogni probabilità non pagano il giusto montare delle imposte. La strategia in questo senso da parte della Commissione è duplice. Da un lato cerca di responsabilizzare maggiormente queste imprese quando intervengono in uno Stato, in un territorio, in un paese dell'Unione. Dall'altro lato ha addirittura proposto ai singoli paesi di introdurre una nuova imposta, una Digital Service Tax, una imposta direi sui servizi digitali, che queste grandi multinazionali dovrebbero pagare qualora decidano di fare affari in un paese piuttosto che in un altro. Dal lato suo l'Italia si era già mossa in questo senso. L'anno scorso aveva proposto una legge di fatto già entrata in vigore per tassare questi giganti dell'economia digitale. Una legge però ancora non pienamente efficace perché manca di un decreto ministeriale attuativo. La sintesi della giornata è stata nel senso che forse tutto questo tempo non è stato trascorso in vano. L'Italia adesso ha l'opportunità di modificare la sua disciplina interna e di renderla, noi speriamo, auspichiamo, compatibile con quella comunitaria e quindi magari in linea con quella degli altri paesi della Unione.